Aspettate, quanto devo andare in film? Anche voi a stretta di mano, magari? Una alla volta. Ecco, anche con un po' più vicino, magari qua. Ma ce n'è anche una. È in positivo. Eccola. Grazie. Presidente Castelli, dottor Battisti, gentili ospiti, autorità tutte, la presenza mia oggi ha un significato particolare, evidentemente, è il significato di riconoscere che svolgete un ruolo di perno essenziale per quanto riguarda il sistema del trasporto nel nostro Paese e che avete, per quanto riguarda lo sviluppo del sistema Italia, un ruolo fondamentale. E quindi un gesto di voi avete ricordato che la prima volta il Presidente del Consiglio che interviene alla presentazione di un vostro piano industriale. Beh, un gesto di attenzione che non è così estemporaneo, è un gesto di attenzione a cui corrisponde un reale riconoscimento dell'attività che state svolgendo, del ruolo che siete chiamati a svolgere. È una reale convinzione e sostegno da parte del governo intero per quanto riguarda la prospettiva di sviluppo che state presentando oggi solennemente a noi tutti qui presenti. E lo dimostra anche il fatto che non ci sono solo io, ma c'è anche il ministro Tria dell'Economia, che, come avete detto, è il vostro azionista di riferimento, e devo dire la verità che il sorriso si è rafforzato dopo aver visto le performance economiche che preannunciate, ed è dimostrato anche dal fatto che c'è qui il ministro Toninelli, che è il ministro che sta lavorando più intensamente, ovviamente per ragioni di competenza, con voi, sta interloquendo, come avete ricordato, anche quotidianamente con voi, per rafforzare il sistema Italia e migliorare nel complesso anche le vostre attività e quindi i risultati. Non posso che accogliere quindi con gran piacere questo invito che mi avete rivolto e con gran piacere che formo alcune considerazioni insieme, condivido con voi alcune considerazioni. L'Italia in effetti è chiamata ad affrontare una congiuntura internazionale che è particolarmente critica, dovuta in particolare, come sappiamo, alla guerra dei dazi, una guerra che dove ovviamente, come quando c'è sempre un negoziato, c'è anche un gioco sottile psicologico tra gli attori e quindi comunque una tensione commerciale che non ci sta favorendo ovviamente, che ci auguriamo possa finire molto prima di quelli che invece sono gli annunci e le posizioni che appaiono molto rigide in questo momento. Sono fattori esterni che hanno determinato un rallentamento rispetto alle auspicate prospettive di crescita dopo il lungo ciclo avverso della crisi economico-finanziaria. Deve dunque essere massimo sia l'impegno di chi ha responsabilità di governo nel porre in essere misure adeguate e efficaci che consentano di superare gli ostacoli alla crescita del Paese, sia di tutti i player come voi che hanno un ruolo fondamentale per la crescita economica del Paese. Stiamo lavorando quotidianamente per far ripartire l'Italia. Per troppo tempo è stata il nostro sistema ha subito un rallentamento, non direi un immobilismo, ma sicuramente un rallentamento che ha impedito alle migliori energie presenti del Paese di poter sprigionare tutte le loro potenzialità. Come è noto, il quadro regolatorio necessita di un'ampia opera di semplificazione. Noi abbiamo coniato questa metodologia di lavoro, di progettare l'introduzione di vari codici di settore, perché riteniamo che il quadro regolatorio abbia bisogno di interventi organici, sistematici, che settore per settore possano riordinare la disciplina normativa e possano semplificare tutti i passaggi e quindi ridurre la burocrazia, senza peraltro, attenzione, rinunciare e derogare ai necessari presidi di legalità e di controllo che invece devono comunque continuare, anzi devono essere più efficaci del passato, perché quando si va a semplificare
dobbiamo vigilare che i presidi di legalità e di controllo siano ancora più efficaci rispetto al passato. Con riferimento ai contratti pubblici, noi abbiamo anche un decreto legge cosiddetto sblocca cantieri, che in queste ore è in discussione al Parlamento per quanto riguarda la conversione, che anticipa delle norme, alcune delle norme più urgenti, fortemente avvertite dagli operatori del settore e anche da voi. Ma come ho anticipato e come sapete un po' tutti, stiamo lavorando per riformare l'intero quadro, quindi la riforma comporterà ad esempio anche il diritto contrattuale, il codice civile che è vecchio del 1942, comporterà anche la riforma dei tempi della giustizia civile, dei processi sia civile che penale. Insomma, veramente abbiamo siamo come voi, molto ambiziosi, abbiamo predisposto un corpus legislativo che veramente sarà una rivoluzione, forse la più significativa rivoluzione normativa avviata dal dopoguerra ad oggi. È nostro primario quindi interesse lavorare con voi perché per realizzare le opere strategiche per il Paese, in particolare le infrastrutture di grande rilievo, non solo per un fatto squisitamente economico, ma anche per quanto riguarda l'impatto che queste nuove infrastrutture avrebbero sul piano dello sviluppo sociale. Far ripartire i cantieri in particolare consente di perseguire un duplice obiettivo. Da una parte significa dare nuovo impulso all'impresa, dall'altra ci permette di modernizzare arterie decisive per i collegamenti tra le varie zone del paese, in particolare il sud Italia. Collegare, attenzione, le regioni meridionali con quelle del centro, con quelle del nord, permette alle persone senz'altro una migliore qualità della vita, di ridurre i tempi di percorrenza, ma consente anche di accrescere la qualità del lavoro, accrescere anche il valore il potenziale produttivo del Mezzogiorno, colmando quel gap socio-economico che ancora affligge da tempo molte regioni del sud. E nonostante questo, devo dire che girando personalmente, giro molto i territori, anche le zone più disagiate del sud, in realtà io non trovo rassegnazione, ma tanta voglia di riscatto. Quindi sono tutte le premesse per poter offrire anche delle chance, delle opportunità a coloro che vivono al sud. D'altra parte, pensate, questa è la capitale, quest'anno è la capitale, la Matera è la città europea, no? La capitale della cultura europea. Ebbene, pensate un attimo a un turista che debba raggiungere Matera e vi interrogate, insomma, sul lavoro che abbiamo ancora da realizzare per rendere il nostro paese realmente competitivo. Pochi giorni fa sono stato alla Fiera del Food a Milano, ho incontrato molti imprenditori del Mezzogiorno che con orgoglio, con passione espongono i loro prodotti e quindi manifestano le loro capacità imprenditoriali. Noi abbiamo tantissime eccellenze, il Made in Italy, il campo alimentare, produzioni che rappresentano per l'Italia un fatto che dobbiamo far conoscere, però è chiaro che dobbiamo integrare meglio tutta la filiera turistica e potenziare notevolmente il sistema dei trasporti. E lei ha, in particolare il dottor Battisti, ha citato il fatto che abbia partecipato personalmente ad alcune riunioni. Sì, siamo un governo del cambiamento anche da questo punto di vista, e addirittura sono sceso con voi, con il ministro Toninelli e con lei all'analisi di singoli cantieri, perché ritengo che il governo tutto e tutti, quindi dalla filiera diciamo più alta dei livelli di governo fino a quella più bassa, debbano ricevere tutti il messaggio che siamo tutti insieme a lavorare facendo un sistema per realizzare un obiettivo. Presso la Presidenza del Consiglio, voi sapete, abbiamo costituito la cabina di regia Strategia Italia e la struttura di missione Invest Italia, quindi non opero da solo, ma opero con strutture che sono preposte all'individuazione e al superamento degli ostacoli amministrativi che hanno frenato negli ultimi tempi lo sviluppo. Il governo sta lavorando per supportare la crescita, l'innovazione, nel contesto di uno sviluppo sostenibile orientato al benessere integrale della persona umana, che poi è il nostro fine ultimo, perché se no, ragionando di crescita economica, ci distraiamo da quello che è l'obiettivo massimo della politica, una politica che persegue il bene comune.
rafforzare ancora di più la persona, garantire la possibilità di vivere una qualità della vita ancora più elevata. Sin dall'inizio di questo governo abbiamo cercato di far sistema, liberando e coinvolgendo le migliori risorse del Paese. Ricordo l'incontro che ho avuto nell'ottobre 2018 con le principali aziende partecipate dallo Stato, e già allora tutte anticiparono la loro disponibilità su mia personale sollecitazione ad accrescere, pensate, di ben 13 miliardi di investimenti nel prossimo triennio. L'impegno che è stato assunto dalle principali aziende è stato valutato con il massimo favore, ovviamente, nel segno di una condivisa vocazione verso un comune obiettivo, una prospettiva che deve essere condivisa evidentemente da chi esercita funzioni pubbliche, ma anche dai protagonisti, che devono essere pienamente partecipi, protagonisti del mondo dell'economia, del mondo del lavoro. E in quella sede il governo si è impegnato a promuovere provvedimenti di semplificazione normativa, se ricordate, per facilitare la vita di cittadini e imprese, assicurando anche un coordinamento costante. Il governo è impegnato anche da ultimo a garantire e promuovere in particolare lo sviluppo sostenibile con iniziative concrete, sia in termini ambientali, produttivi e sociali. Ciò significa, ad esempio, e mi piace che nel vostro piano c'è molta attenzione per questo, attivare strategie di riduzione delle emissioni di CO2, mantenere costante l'attenzione sull'equa distribuzione delle risorse e dei benefici della nostra società. Noi non dobbiamo pensare solo a crescere economicamente, dobbiamo pensare a crescere bene, perché significa questo, è come quando un'impresa non si pone il problema soltanto di un risultato, di speculare nell'immediato, di raggiungere un utile per avere la gratificazione degli azionisti, ma si pone il problema di dare una prospettiva di medio e lungo periodo del vantaggio degli stessi azionisti, ma nel vantaggio di tutti gli stakeholders, a iniziare dai cittadini, da coloro che vivono nella comunità in cui opera l'impresa, tutti gli interlocutori, offrire una prospettiva di sviluppo anche sostenibile nel medio e lungo termine. Il gruppo Ferrovie dello Stato, che trasporta un miliardo di persone ogni anno, 50 milioni di tonnellate, con più di 80.000 dipendenti, di cui 7.000 all'estero, rappresenta, e lo riconosco, un'eccellenza del Paese, ed è pienamente inserito in questa strategia complessiva di crescita. Oggi ci avete presentato un piano industriale veramente ambizioso. Vi sono grato per gli ulteriori innesti in questo piano e direi che siete, anzi vi devo riconoscere che è un fatto oggettivo che siete il gruppo che investe di più in Italia e quello che in prospettiva investirà di più. Quindi davvero complimenti per questo. Un sistema di trasporti e di logistica moderno ed integrato è la chiave di sviluppo economico del Paese e anche sociale. Consentirà all'Italia di svolgere un ruolo naturale di porta dell'Europa per le merci che arrivano dall'Asia e che ora passano dai porti del nord a causa di carenze infrastrutturali e logistiche italiane e per la mancata integrazione del trasporto ferroviario dei grandi corridoi europei con i porti italiani. Quindi ben venga una visione strategica, integrazione tra porti, aeroporti e stazioni. Dobbiamo lavorare per questo. È molto importante quindi ragionare e coltivare questa prospettiva di integrazione su come connettere i diversi sistemi di trasporto in Italia. E come ho detto, un sistema di trasporto efficiente è anche il modo migliore per incrementare la nostra filiera turistica. Il piano industriale che oggi ci presentate quindi condivide appieno gli ambiziosi obiettivi del governo e mostra una chiara sostenibilità nei confronti, una chiara sensibilità, scusate, nei confronti del tema della sostenibilità. E il servizio ferroviario in particolare può avere un ruolo decisivo nell'individuazione delle nuove soluzioni moderne di mobilità veloci, economiche, sostenibili. Quindi condivido pienamente l'enfasi che il nuovo management sta ponendo nell'esigenza di trasformare in particolare il trasporto a breve e media percorrenza, di accelerare l'arrivo di nuovi treni laddove oggi non arrivano, arrivano con scarsità di presenza, di migliorare significativamente l'affidabilità e anche la puntualità del servizio. Anche se devo dire
ho visto che anche qui siete molto ambiziosi, ma qui una valutazione personale, sono stato pendolare per tanti anni Roma-Firenze, e voi sapete che il pendolare, come dire, deve anche far affidamento assoluto sulla puntualità dei treni, almeno per quanto riguarda l'alta velocità, il mio riscontro personale è stato sempre ottimo. Certo, immagino che nel trasporto regionale forse le percentuali non siano così, diciamo, performanti. Il gruppo ha anche una responsabilità nei confronti del Paese per l'innovazione nel campo della mobilità ed è stato ricordato, è la prima azienda nei volumi di investimenti annui in nuove tecnologie. Il gruppo sta facendo, mi risulta, molto in questi mesi su questo fronte, a partire dal ruolo decisivo assunto responsabilmente nella ricostruzione del ponte Morandi, e di questo vi voglio anche ringraziare a nome dell'intero Paese, ma anche direi nel traino del sistema Italia in importanti gare internazionali, alcune delle quali le avete anche menzionate. Abbiamo apprezzato inoltre che nel piano siano previsti investimenti significativi per un reale upgrade tecnologico della rete, per introdurre sensori per il monitoraggio delle infrastrutture del territorio, aumentare il livello complessivo della digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie di gestione dei dati. Peraltro vengo adesso, proprio sono stato all'Università di Roma Tre, dove c'è inaugurato un'importante conferenza sulle nuove tecnologie per investire in start-up, per esempio, della mobilità e dei servizi per i passeggeri, per la formazione delle persone sulle nuove tecnologie e, non ultimo, per le favorevoli prospettive occupazionali che sono state annunciate, orientate in particolare alle nuove generazioni, quelle più giovani che saranno sempre più attratte dalla vostra azienda. Quindi il mio augurio a nome del governo è che di poter proseguire con sempre maggiore determinazione sulla via di uno sviluppo industriale sostenibile, nel segno di una prospettiva imprenditoriale che, senza trascurare l'obiettivo che deve essere sempre presente della massimizzazione del profitto, che altrimenti non sareste dei bravi manager, però si attenta anche all'impatto sociale delle vostre iniziative imprenditoriali, ai valori della persona, al benessere dei lavoratori, e che consideri l'ambiente come un bene primario e la sostenibilità presupposto non negoziabile di ogni prospettiva di crescita. Grazie davvero.